Adesso allora mi imbocchi l'altra domanda, no? Che tra l'altro ti ho fatto l'altro giorno via email, no? E adesso lo spieghiamo a tutti, no? Perché allora è noto che uno cerca su Google, mette brevetti software e gli viene fuori una bella pagina in cui si spiega che nel 2006 c'è stata una importante votazione al Parlamento europeo con una maggioranza mostruosa che non era un'unanimità, ma quasi, no? C'erano tipo solamente 19 persone contrarie, se non ricordo male. Ha stabilito che in Europa e nell'Unione Europea non debba esserci la brevettazione di software, cioè quindi il software debba essere tutelato unicamente da copyright, da diritto d'autore, come già si era detto nella direttiva del 91, quindi circa 15 anni prima, però appunto dopo 15 anni di copyright sotto diritto d'autore, qualcuno aveva fatto pressioni fin dai primi anni 2000 per provare non a cambiare tipo di tutela, ma ad aggiungere un tipo di tutela. Quindi sarebbe stato uno di quelle poche opere dell'ingegno che godono di una tutela multipla, no? Questo me l'hai insegnato tu e io adesso vado in giro a raccontarlo. Cioè, uno di quei casi in cui c'è sia copyright, e poi c'è in alcuni casi brevetto, in altri casi anche segreto industriale e tutela del brand. Quindi sul software c'è una stratificazione di tutele per cui diventa davvero iperprotetto. L'Unione Europea dice, scusami, il Parlamento europeo vota con una maggioranza schiacciante che non deve essere così, che non ci deve essere brevetto sul software, però poi la storia ci insegna che anche in Europa vengono rilasciati costantemente brevetti sulle famose computer implemented invention, cioè invenzioni implementate attraverso il computer. Com'è possibile tutto ciò? Spieghiamolo all'uomo della strada, eh. Allora, partiamo da una premessa di diritto, cioè in Europa esiste una convenzione, si chiama la Convenzione Europea sui Brevetti, o EPC, che è quella che consente di avere un brevetto europeo, con un ufficio brevetti che ha sede a Monaco, che registra brevetti per tutta l'Europa, e in questa convenzione, l'articolo 52, parla espressamente della materia che è sottratta. Sono sottratte alla brevettazione la matematica e gli algoritmi e il software in quanto tale. In inglese, software as such. E siccome il diavolo si annida nei dettagli, dire software in quanto tale, dice, ma cosa vuol dire software in quanto tale? Software è software. Istruzioni, sono algoritmi o degli input o degli output. Allora dicono, ah, software in quanto tale è il software come è scritto, non il software in quanto implementa delle soluzioni tecniche, dei problemi tecnici che hanno una caratteristica di industrialità e di novità. Per cui tutte le volte che noi registriamo reti su software in quanto tale, sicuramente ricadiamo nel divieto dell'articolo 52 della Convenzione. Ma quando implementiamo in software delle soluzioni che hanno un risultato tecnico nella natura, incluso il cambiamento di uno stato di una macchina, e questa macchina è un computer, allora quella non è più software, ma è la soluzione tecnica a un problema che si manifesta in una macchina particolare, che si chiama operazione al computer o computer in generale. Eccole qua, queste sono le computer implemented invention. Che mi fa dire, ma scusate, ma allora io non dovrei violare il brevetto se faccio girare soltanto il software, dovrei violare il brevetto se faccio circolare una macchina più il software. Invece questo non è. Cioè, come non è, attualmente in Europa di brevetti software ce ne sono tanti e il trend è crescente ed è più crescente in maniera più veloce di quanto lo sia negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, a seguito di una liberalizzazione di fatto, loro non hanno una chiara legislazione anti-brevettazione del software, ma dopo una liberalizzazione di fatto molto spinta, in cui qualsiasi cosa veniva brevettata, ci sono state alcune sentenze della Corte di Giustizia, della Corte Suprema, che hanno posto dei paletti. E una di queste sentenze è una sentenza, si chiama Alice Corp, che ha fatto abbastanza strage dei primi brevetti software, quelli che le dicevano. In questa cosa ci deve essere un computer e quegli ultimi invece sono un pochino più Beh, sofisticati. però scusami, visto L'Europa è che... arrivata dopo, l'Europa è arrivata nel 2000 a cominciare a brevettare software, i primi brevetti software in Europa cominciano nel 2000. Nel 2003 comincia più o meno, comincia la
un tentativo di implementare, di creare una direttiva sulle computer implemented invention, e quindi per legittimare di diritto ciò che di fatto già succedeva, quantomeno per regolamentare. E come in tutte le pratiche parlamentari, c'è stato chi tirava da una parte e chi tirava dall'altra. Siccome il fronte anti-software patent, nonostante fosse fatto sostanzialmente da attivisti, ma stava avendo successo, stava convincendo il Parlamento ad adottare una soluzione, un emendamento che era abbastanza chiaramente contro la brevettazione del software, per paura di avere una direttiva che tornasse indietro rispetto a questa liberalizzazione di fatto, allora ci si è messi d'accordo su un emendamento di compromesso che sostanzialmente, diciamo, anzi, su una votazione di compromesso che ha evitato il passaggio di questa direttiva. Questa direttiva è nata morta. Ma questo non ha Vabbè, risolto però sì, il esatto, problema. cioè non ha risolto il problema, ma Molti problemi ci sono. la mia domanda è, di fronte poi alle corti, cioè, i brevetti reggono, cioè, siamo Sì. d'accordo che l'ufficio brevetti europeo prenda questi brevetti perché se il proponente è uno un po' furbo del settore, giustamente lo traveste bene e sappiamo che ci sono studi professionali che fanno esattamente questo di lavoro, cioè cercano di rendere la documentazione brevettuale il più convincente possibile, più solida possibile affinché l'ufficio brevetti la ritenga formalmente corretta, però poi il brevetto deve sostenersi anche di fronte ai giudici, cioè qualcuno che si senta calpestato e che dica: io cerco di invalidare questo brevetto di fronte a un giudice portando le argomentazioni. Cosa succede? Cioè, No, qual è il sì, no, cortocircuito? cioè, in teoria quello che dici tu è assolutamente giusto. In pratica non accade così. Intanto ci sono state delle sentenze, soprattutto in Germania, in Olanda, qualcosa in Inghilterra e Galles, che ha riconosciuto la validità di questi brevetti. Erano cose abbastanza particolari. Ma non è necessario arrivare in giudizio, cioè quello che chiamiamo trolling. Non necessariamente arriva in giudizio, è sufficiente creare una situazione di incertezza perché il gioco è squilibrato a favore di chi cerca quello che chiamano i troll, cioè cerca di sfruttare soprattutto i brevetti che non vengono, le cui trovati non vengono effettivamente utilizzati sfruttati da imprese, ma da quelli che si chiamano in gergo tecnico non practicing entity, NPE, cioè un altro modo per dire troll, cioè soggetti che sfruttano il brevetto in quanto tale non industrialmente, ma concedendolo in licenza. Cioè, sì, Ci sono scusa, stati spieghiamola casi più, di scusa Michela, spieghiamola sequestri. per chi non è del settore, cioè, spieghiamola per chi non è del settore. Sostanzialmente, allora, nella prassi classica, chi registra un brevetto è poi l'azienda che è interessata a implementarlo, a svilupparlo, a industrializzarlo. Si è poi creato tutto un sistema di aziende che invece registrano brevetti, ma non sono delle vere sviluppatrici di tecnologia, sono solamente soggetti che poi cedono diritti come se fossero delle agenzie come le agenzie di fotografia nel mondo della fotografia, non sono fotografi, sono aziende che si fanno dare diritti e per poi cedere a loro volta e quindi fanno business su dei diritti, no? Quindi sono più delle finanziarie che delle innovatrici. Allora, vi dirò una cosa in più. La gente ha in mente, non so, Meucci o Bell che brevettano il telefono. Certo, Non avviene così o non avviene più la così? visione Cioè, romantica. allora, se l'innovazione procede in questa maniera, l'innovazione procede per i forti sociali, ricerca fondamentale, eccetera, eccetera. Poi dopo arrivano gli avvocati e dicono: ah, ma qui c'è un brevetto, ah, qui c'è un brevetto, qui c'è un brevetto. Ancora di più, c'è una nuova tecnologia, benissimo. Si interroga come fare per occupare il territorio in modo da avere dei brevetti che anticipino possibile evoluzione della tecnologia e quindi presidiare questa tecnologia il più possibile. Cioè, è più una questione di guerra di posizione piuttosto che la ricerca della protezione di un legittimo ritorno dell'investimento.
Cioè, ci sono imprese che fanno ricerca fondamentale e hanno delle invenzioni nuove e cercano dei brevetti su queste invenzioni nuove e questo può essere discutibile o non discutibile, ma è un processo sano. E poi ci sono quelli che invece si preoccupano soltanto di occupare il territorio in modo da avere armi o da portare alla negoziazione, soprattutto quando parliamo di standard. Quando c'è lo standard, cosa succede? Tutti gli stakeholder, cioè le imprese che hanno tecnologie e quindi brevetti in quel campo, partecipano, finanziano la partecipazione, quindi lo sviluppo di questo standard, e lo fanno in modo che quello standard passi necessariamente sopra i brevetti che uno ha, in modo che tutti abbiano un pezzo di questa cosa e che tutti possono giovarsene, e poi quando lo standard sarà definitivamente approvato, faranno un patent pool e tutti si gioveranno, in modo che nessuno abbia una prevalenza, ma nessuno di quelli che hanno partecipato al gioco. Tutto il resto del mondo sta fuori da questo gioco e ne viene sostanzialmente Un bel esclusi. Però, casino, un bel casino. è una questione di potere. Ci sono dei control pool che abbiamo organizzato soprattutto nell'ambito del software libero di Linux che usano queste armi contro questi Usano le soggetti. stesse Quindi armi dei passano problemi. cattivi per rendere i Esatto, brevetti. esattamente. Ed è, questo, ci sono, quando si parla di brevetti si fa riferimento molto spesso alla dottrina della MAD, cioè Mutual Assured Destruction, cioè nessuno lancia i missili perché tutti morirebbero. La strategia peggiore è quella di lanciare il primo attacco, la strategia migliore è quella nessuno attacca, e per far questo bisogna avere una credibile capacità di reazione. Solo se si ha una credibile capacità di reazione si assicura che non vi sia la guerra, e la guerra è paradossalmente la guerra è assicurata dal fatto che ci siano più armi possibili, che E siamo è riusciti anche in abbastanza questo campo semplice. a usare la metafora della guerra, vedi come ci torna. Sti giorni qua ce la stanno utilizzando anche per il nemico nascosto e in realtà anche in questo campo della tecnologia purtroppo abbiamo a che fare con delle aspre battaglie, ma scusa, faccio la chiosa un po' più filosofica, meno tecnica, no? Il fatto che poi tutto ciò cosa porta? Porta a uno svilimento del brevetto in sé, nel senso che il brevetto nasce come incentivo all'innovazione, lo sappiamo, no? Se tu vai a leggere un manuale di brevetti del 1890, ti dice che il brevetto è uno strumento giuridico, un istituto giuridico nato per incentivare l'innovazione. Cioè io do a un soggetto che ha fatto appunto ha aggiunto un pezzo di un ha fatto fare un passo di più alla tecnica e alla scienza in avanti, gli do la possibilità per tot anni di sfruttare come unico, come monopolista quell'innovazione. Facendo così incentivo che ci siano più soggetti che hanno voglia di fare innovazione, no? Questo era la grande utopia del brevetto quando è stato concepito boh, nel 1700 probabilmente. Beh, addirittura anche prima, perché se pensiamo ai privilegi della Repubblica di Venezia, più o meno il concetto è lo stesso, no? Do un privilegio perché avendo un privilegio, dopo tu sei incentivato a farlo e a guadagnarci e a poi investire quello che hai guadagnato in nuova innovazione. Quello che tu mi stai raccontando invece è esattamente la morte dell'innovazione, perché se io faccio brevetti solo come, perdonatemi l'immagine, come pisciatine territoriali per dire che di qua sono passato io e quindi tu non devi passare, è proprio l'esatto opposto dell'innovazione. No, quanti Ma fanno brevetti per poi tenerli lì e non svilupparli? Altro problema. te ne dico un'altra. L'innovazione è qualcosa che per definizione non esiste, è qualcosa di nuovo che non esisteva prima. Però se tu bisogna vedere come tu la vedi, se io vedo l'innovazione passata è qualcosa che già ho, ma non so quello che potrò avere in futuro. Ecco, soprattutto quando ci sono dei campi nuovi. La brevettazione arriva in un territorio che è inesplorato, quindi c'è, come si diceva in America, un land grabbing, cioè una corsa ad occupare la terra. E i brevetti, dove si inizia la tecnologia, quando si inizia la tecnologia, tendono ad essere molto ampi. Per cui ci sono dei passati innovatori che non sono più innovatori e che estraggono utilità tassando, per così dire,
l'innovazione futura, cioè è un incentivo, in teoria è un incentivo a investire perché poi successivamente avrò un ritorno, un guadagno, quindi anticipo e mi finanzio lo sviluppo con quello che poi riuscirò a estrarre dal mercato. Il problema è che questo lo faccio spesso a spese di chi innova ancora di più e ancora meglio. Io ho una tecnologia buona, ma ovviamente ancora nella sua infanzia, il brevetto. Poi uno arriva con una tecnologia molto più figa, ma ovviamente occupa lo stesso spazio, quindi ha una necessità di. E quindi il mio investimento, secondo investimento, è trattato peggio del primo investimento perché non, chiaramente cercherà di tassare anche questo secondo investimento in futuro, ma riceve una tassa dal passato. Per cui io ho fatto l'innovazione, posso sedermi sulle mie mani, non fare più niente e semplicemente estrarre utilità da chi invece innova e chi invece porterà la tecnologia. Quindi è un freno. Famoso caso del caso delle macchine a vapore, negli anni in cui c'erano i famosi brevetti di Stephenson, la potenza totale delle macchine a vapore ha avuto un incremento alla concessione dei brevetti e poi ha stagnato fino a che i brevetti non sono scaduti e in cui la libertà del. Però noi non abbiamo 20 anni o 22 o 23 anni per far sì che una tecnologia esploda. Ci sono 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni. Per cui i brevetti sono una cosa dell'Ottocento che attualmente non hanno più senso di essere, così quantomeno. Certo. Occorre sempre Sì, perché verificare se diciamolo effettivamente loro. per chi non è del settore, no? Il brevetto dura 20 anni in un mondo in cui, soprattutto quello software di cui stiamo parlando, adesso abbiamo parlato dei brevetti in generale, però in quello software sappiamo tutti che cioè, software di 5 anni fa è già preistoria, no? Quindi avere invece un'esclusiva che ti copre per 20 anni vuol dire davvero dare un potere eccessivo. No, tu hai scritto un paragrafo che mi sembra. Aspetta, com'è che era? Diceva che l'incentivo viene dato nel momento sbagliato, può essere? Sì, I brevetti, il software. è un estratto di una. L'incentivo, Sì. l'innovazione viene dato nel momento sbagliato, che sì, dalla famosa sentenza, dal famoso rapporto di minoranza, diciamo, della sentenza del giudice Maier. Vabbè, ripeto, no, adesso non possiamo stare qua a leggere il libro, lo lancio come spunto di approfondimento, poi chi andrà a leggere il libro poi avrà modo. Allora, cambiamo.